Straordinaria come sempre Monica Bellucci al Roma Film Fest 2023. La star internazionale ha presentato due film, Diabolik Chi Sei e Maria Callas, Lettere e Memoria. Il primo è un film che conclude la trilogia dei registi Manetti, il secondo un documentario co-diretto da Tom Wolfe e Yannis Dimoulitsas che racconta il tour internazionale dell'omonimo spettacolo teatrale ideato dallo stesso Wolfe e interpretato magnificamente dalla Bellucci. Monica Bellucci protagonista anche sul red carpet con il suo nuovo compagno Tim Burton, ufficializzando la loro relazione. Ma quando ho letto le lettere e le memorie, insomma, è stato difficile dire di no, perché ho avuto proprio l'impressione che potevo toccare in qualche modo l'anima di Maria. E dico Maria perché in questo spettacolo si racconta Maria più che Callas. E quindi quello che mi ha fatto proprio, mi ha portato verso questo progetto era proprio questa dualità di Callas, che c'era Maria, che era così fragile, così vulnerabile, così sensibile, e poi c'era la grande diva conosciuta da tutti e quella che conoscevo pure io, perché anch'io come tutti conoscevo il grande soprano, conoscevo la sua storia con Onassis, ma non sapevo tutta la sua parte, quella che era così nascosta, che poche persone conoscevano. Ed è questa parte che abbiamo voluto poi raccontare su questa tournée teatrale raccontata attraverso questo documentario.